Oggi Logitech, oggi andiamo a parlare di Logitech. Andare a parlare di questa azienda oggi è stato un po' una di quelle situazioni particolari, nel senso che di recente mi trovavo in necessità di andare ad acquistare una webcam. Io solitamente quando faccio le live, quando faccio le chiamate su Zoom per registrare i miei video, utilizzo il portatile di mia moglie, che è piuttosto scomodo, diciamo, dal punto di vista in che posizione devo mettermi, per cui giravo per acquistare una webcam. E Logitech ovviamente è il nome che mi viene spesso in mente perché ho usato per anni i prodotti Logitech, mi sono trovato bene e sia Amazon che i negozi non ne avevano, non se ne riuscivano a trovare, per cui mi sono fatto un po' una specie di discorso personale dicendomi ma perché questo? E parlando un po' con i negozianti mi dicevano che da quando il lockdown era arrivato c'era carenza di webcam perché la gente li chiuse in casa. O i lavoratori che lavoravano in remoto avevano bisogno appunto di andare a cercare le webcam per poterle connettere al proprio computer e lavorare da casa, magari fare le conference call e così via. E mi è venuto in mente, ma allora se questo è successo, può darsi anche che un'azienda come Logitech possa averne tratto dei benefici. Ed infatti, quello che è successo è che il titolo in questi ultimi mesi ha fatto una crescita paurosa. Andiamo a vederla un attimino qui sul prezzo. Questo è quello che è accaduto quest'anno, da marzo fino ad oggi, che siamo ad agosto, una crescita esponenziale. Logitech negli anni precedenti ha avuto una crescita comunque esponenziale, con un po' nell'arco del suo periodo di, diciamo, da quando è stata quotata nel 94, degli alti e bassi. Ma se andiamo a guardare gli ultimi 5 anni, c'è stata sempre una crescita esponenziale e in quest'ultimo anno, grazie soprattutto alla problematica pandemica, le vendite di terminali da utilizzare, fra cui le webcam, è aumentata in maniera spropositata. Infatti, se si va a guardare il ritorno di questo anno, anzi in un anno, è stato del 76,7%, un ritorno favoloso, che nell'arco dei 5 anni, incluso il piccolo dividendo che l'azienda va a fornire, è quasi il 470%. Niente male, veramente, negli ultimi 5 anni, con una volatilità di mercato che è al di sotto della media di mercato. Cosa produce Logitech? Beh, Logitech attraverso sia le sue produzioni ma le sue subsidiarie va a produrre dei prodotti che aiutano la gente a connettersi al mondo digitale e all'esperienza cloud. Principalmente parlo di webcam, di mouse, di tastiere, ma anche di gaming. Per esempio, io che ero un gamer e mi piaceva tanto la Formula 1, ho acquistato molte volte i volanti della Logitech per fare le mie gare di Formula 1 virtuali. Un'azienda che ha una situazione molto importante sia dal punto di vista di salute, adesso andiamo a vedere, che ha avuto risultati importanti anche in passato e, secondo le prospettive degli analisti, ha anche un futuro piuttosto roseo davanti. Distribuisce un dividendo abbastanza basso, con una sostenibilità diciamo abbastanza reale perché comunque il dividendo è bassissimo. E andiamo a vedere un attimino quello che si aspettano gli analisti dal punto di vista della valutazione. Secondo le aspettative di Simply Wall Street ci troviamo un titolo che è leggermente sottovalutato, comunque intorno al fair value. Ovviamente, come sempre, lo ripeto per correttezza, io le valutazioni di Simply Wall Street le guardo solo come indicazione perché poi ogni sito ha le sue metodologie di valutazione da questo punto di vista. Quello che vado a guardare sempre in un'azienda, ed è quello che ti mostro adesso, è la sua situazione finanziaria e credo che non sia bisogno di aggiungere altro, cioè qualunque asset a breve termine copre le liabilities a breve e a lungo termine. L'azienda ha delle finanze solidissime, non ha praticamente debiti, ha solo un 428 milioni di accounts payable, cioè sta aspettando dei pagamenti, ha diciamo una situazione che è ideale per quanto riguarda l'azienda e come dicevo prima ha anche un dividendo molto basso dell'1,14% che è al di sotto della media del mercato e con un payout ratio del solo 29% che molto probabilmente andrà a salire intorno al 36% entro il 2023, molto probabilmente perché si penserà appunto di andare a aumentare il proprio dividendo. Per quanto riguarda la crescita futura, questa è stimata intorno al 13,5% degli earnings,
ma non solo sono gli earnings quello di cui andiamo a parlare, è anche il fatturato che è atteso essere in salita. In questo momento stiamo intorno ai 3 miliardi di dollari e si aspetta che entro il 2025 possa arrivare intorno ai 4,5. Una crescita che si può vedere anche qui. Dal punto di vista degli earnings è al di sotto l'industria di riferimento, ma è comunque una crescita molto importante per quanto riguarda gli earnings, mentre per quanto riguarda le aspettative di revenue è leggermente al di sopra delle aspettative dell'industria di riferimento. Comunque è un'ottima crescita, un'attesa dell'8% annuale. La valutazione, come dicevo prima, è leggermente sottovalutata, ma non la andrei a guardare. Per quanto riguarda il management, andiamo un attimino a dare un'occhiata. Il management nuovo si è inserito da poco, 1,6 anni di tenure, mentre il CEO, che è Bracken Darrell, è da solo 7 anni, poco più di 7 anni e mezzo. Per cui si tratta di un manager molto giovane, anche del team, del leadership, di quelli che vanno a gestire un attimo l'azienda nei vari punti, è giovane sia dal punto di vista dell'età che del tenure. Per quanto riguarda invece il consiglio di amministrazione, anche questo è giovanissimo, con un 4 anni circa di permanenza e un'età media di 57 anni e mezzo. Per cui un management che capisce molto le esigenze, secondo me, dei consumatori, di quelli che andranno a comprare i prodotti di Logitech. L'unica cosa ovviamente da tenere in considerazione è che, essendo l'azienda svizzera, i dividendi sono tassati in maniera più alta rispetto ad esempio a quelli degli Stati Uniti d'America. Adesso andiamo a vedere invece su Investing quello che sono stati i fatturati, gli earnings per share. Come si può vedere, le aspettative sono sempre state battute. Adesso non so perché qui Investing non aggiorni il fatturato, molto probabilmente bisogna andare a cercare quello quotato sul mercato americano. Esatto, infatti è qui. A parte l'ottobre del 2019, in cui c'è stata una leggerissima differenza, il fatturato, gli earnings per share di Logitech International sono sempre stati battuti, hanno sempre avuto dei fatturati, degli earnings per share in crescita e questo ovviamente ne sta determinando la salita esponenziale che si sta avvenendo in questi mesi. Se andiamo a vedere un attimino anche la financial summary, giusto per dare un'occhiata in termini annuali, possiamo andare a vedere che il fatturato è in continua crescita lenta ma continua, così come il profitto lordo e anche il profitto netto. Per cui l'azienda ha comunque delle prospettive di crescita nel lungo periodo, con degli asset ovviamente che, come si può vedere qui, vanno a crescere e che crescono in maniera più preponderante rispetto alle liabilities. Come facevo vedere prima, appunto, in Simple Wallsheet, questo determina il fatto che l'azienda riesce ad essere praticamente senza debiti. L'unico dubbio che potrebbe venire a questo punto è che questa crescita eccessiva in termini di prezzo che si è avuto in quest'ultimo anno non possa essere in realtà un qualcosa che possa determinare il fatto che il titolo sia troppo sopravvalutato o comunque che non si possa andare a fare tutto quel guadagno che ci si poteva prospettare acquistando il titolo a marzo. Allora, da questo punto di vista è una valutazione piuttosto accettabile, nel senso che ovviamente il titolo ha già fatto tantissimo. Se andiamo a vedere appunto l'ultimo anno, 76%, o almeno o anche gli ultimi 3 mesi ha fatto un 40%, ci potrebbe trovare in una situazione in cui il titolo non crescerà più o crescerà molto piano. Però il mio discorso qui è un altro: l'azienda cresce comunque esponenzialmente da quasi 5 anni perché ha un mercato di riferimento che è molto molto ampio e comunque sono prodotti che in linea di massima vanno comprati più o meno sempre, nel senso il mouse si rompe e va riacquistato, una webcam si rompe e va riacquistata, una tastiera si rompe e va riacquistata. Per cui secondo me la crescita molto probabilmente potrebbe essere molto più lenta rispetto a quello che è stato in questi ultimi 3 mesi. Ma secondo me comunque ci sarà. È un titolo che tengo in watchlist, vorrei entrarci perché è una situazione molto interessante dal mio punto di vista. Magari la comprerò sul mercato americano, ma comunque è un'azienda che mi piace, che ho sempre tenuto sott'occhio e nella quale vorrei entrare. Bene, eccoci arrivati alla fine del video. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento e che questa analisi sia stata di tuo gradimento. Ovviamente ti devo sempre ripetere che questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente delle mie opinioni su alcune aziende che sto valutando, che sono nella mia watchlist
nelle quali io personalmente vorrei andare a investire. Questo non significa che lo debba fare anche tu, perché se hai delle idee di investimento devi fare i tuoi opportuni studi sulle aziende in cui andare potenzialmente a investire. Comunque, se questo video è stato di tuo gradimento, una delle cose che puoi fare per aiutarmi è iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche se sei un nuovo iscritto, oppure in ogni caso lasciare un pollice in su se il contenuto è stato di tuo gradimento. Inoltre, se hai delle tue considerazioni da fare, per favore lasciami dei commenti qui sotto in modo da iniziare una discussione e condividere con me magari le tue opinioni rispetto a Logitech. Bene, anche per oggi è tutto e ti lascio andare. L'unica cosa che mi è rimasta da dirti è regalami Batman, regalami, non so, Goldrake, insomma, tecnologia Logitech. Dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!